Una violenta lite si è verificata a Vallo Scalo, a darsela di santa ragione. Sono stati due quarantenni originari di Salento, probabilmente una lite sfociata per una donna, ed è finita con due ricoveri all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La rissa è scoppiata nel cuore del paese ed ha attirato l'attenzione di numerosi passanti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della locale stazione, due ambulanze della Misericordia di Vallo della Lucania, di cui una proveniente dalla postazione di Omignano Scalo. Entrambi contendenti hanno riportato ferite lacero-contuse e sono stati trasferiti al San Luca per le cure necessarie. Ad avere la peggio, uno dei due che ha riportato anche ferite al volto. Le forze dell'ordine stanno indagando per arrivare alle cause precise del diverbio e ricostruire la dinamica dei fatti. Brutta lite anche nel centralissimo corso Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. L'episodio si è verificato davanti a una nota gelateria. La zuffa è esplosa tra due villeggianti. Secondo una prima ricostruzione, l'origine della lite sarebbe da ricondurre anche qui ad uno sguardo insistente e provocatorio verso una famiglia seduta fuori dal locale. Da lì il confronto verbale rapidamente sfociato in spintoni e infine sull'uso di sedie, che ha causato alcuni danni all'attività commerciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Agropoli per le indagini di rito. Diversi commercianti hanno espresso il loro malcontento per l'episodio.